Ciao a tutti ragazzi, sono Leone e bentornati su Mad Runner. Ragazzi, questo titolo lo stavamo diciamo tenendo un attimino come disimpegno nei momenti un attimo di pausa. Infatti sto aspettando il classico diciamo passaggio sulla chiavetta USB dei dati di ARK. Ragazzi, intanto andiamo a farci una partitina nel fango. Ragazzi, come vedete ho già provato alla seconda sfida. Ho fatto 2 stelle su 3, ma adesso riusciremo a fare anche l'ultima perché l'ho avvistata ma non volevo perdere tempo in realtà. La zucca, trova e schiaccia una zucca, non l'ho ancora fatto. Volevo giusto riprendere le mani con i comandi perché è un sacco che non ci vado sopra e uso sempre altri simulatori. E ho fatto bene perché in realtà mi si era tolte tutte le impostazioni del volante, ho dovuto rimetterle su, non so come mai. Quindi dai, partiamo subito, facciamo la nostra sfida. Dobbiamo fare dunque... Dov'è? Ripara e rifornisci i camion usando altri camion e consegna i tronchi alla segheria. Dai, questa qua è veramente bella, è di sfida, l'ho già provata. Allora, obiettivo primario, ripara, vabbè, l'abbiamo già visto. Trova e schiaccia una zucca, perché in realtà lo spaventa gli uccelli con i clacson. L'ho già fatto, vedete che scappano. Allora, intanto dobbiamo andare a un altro camion, perché dobbiamo prima andare in questo qua. Perfetto, toglimi il freno a mano. Vai, accendilo. Andiamo subito, raga. Questo qua serve praticamente per riparare. Noi dobbiamo portare i tronchi, avete visto? Quello con i tronchi che ci ha dato all'inizio. Però quello lì non ha benza e la cisterna è rotta, quindi dobbiamo riparare con questo qua la cisterna. E poi andare a riempire la cisterna con la benza, far rifornimento a quello dei tronchi e poi andare a consegnare i nostri tronchi alla segheria. Intanto qua è veramente un casino, perché... è pieno d'acqua, impaltanato al massimo, ragazzi. Anche con l'altro faremo una fatica. Cerchiamo di stare in mezzo su ste piazzoline qui, diciamo. Allora, intanto fammi mettere la trazione integrale. Ok, perché non si muove se no sto tizio. Non si muove senza trazione integrale. Stiamo qua in mezzo, raga, perché abbiamo un pelino, diciamo, di presa, almeno sul terreno. Vedete che è veramente un casino nell'acqua. Occhio, sotto il livello dell'acqua stavo andando. Di là è veramente un casino andare sulla strada, ancora peggio che qua, perché ci sono tutti i sassi e rischiamo che ci si sfascia il camion, perché appena beccate una pietruzza, appena appena vi si spaccano le ruote. Ok, dai, ci siamo arrivati molto tranquillamente. Vai, andiamo di fianco alla cisternozza, raga. Vai, vai, fammi bene manovra. Occhio a non spaccare l'altro camion. Lo spacchiamo prima ancora di partire. Vai, 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 vai. Occhio all'albero, madonna, che pelo. Ok, raga, modalità avanzata. Allora, ferma il motore, ripara il camion. Tac, 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 perfetto. Cambia camion, tac. Ok, questo qua c'ha... sentite il power di questo motore. Questo qua sì che è un bel motore. Cioè, vi rendete conto? All'avvio, che bestia. Vai, allora andiamo subito con questo. Trazione integrale ovviamente, così abbiamo più presa. Questo qua va molto bene, ho visto. Anche nel paltano riesce tranquillamente. Vai, prendi la larga qua, sennò con le pietre spacchiamo su tutto. Occhio, occhio, occhio. Piano, ok, perfetto. Vai. Vediamo un attimo se col blocco differenziale funziona un po' meglio, In teoria no. Adesso, se non erro, ragazzi, non sono un espertone io di auto e tutte queste impostazioni, però in teoria il differenziale dovrebbe funzionare bene con le curve alte per mantenere le curve ad alta velocità per mantenere la velocità attuale. Quindi in realtà qua da fermo il blocco differenziale dovrebbe aiutarci ad avere più presa. Più presa nel terreno, se non sbaglio. Infatti vedete che è rosso, quasi come fosse indispensabile. Questo qua invece no. Però vabbè, teniamo anche questo, dai. Credo che sia situazionale comunque quell'utilizzo. Intanto siamo arrivati abbastanza veloci alla stazione di rifornimento, raga. Tac. Come già detto nella prima puntata di queste sfide, sto facendo giusto le sfide e non la campagna, ragazzi, perché intanto facciamo rifornimento. Allora, cisterna, ruota di scorta, no, grazie, cisterna del carburante. Allora, fermo il motore. Riempi, ta 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 ta, ok, rifornimento completato, avvia il motore, raga. Madonna, che bel rumore sto motore, che bel rumore sto motore, raga. Vai, intanto magari ce lo proviamo anche un po' da dentro, Facciamo manovra.
Vami in retro, grazie, senza sfondarlo. Ok. Madonna, che catorci, ragazzi. Sono dei catorci sti robi. Sono orripilanti da dentro. Non è il massimo la grafica, è da dentro. Però da fuori sono veramente belli. Sono veramente belli. Adesso il camion che portiamo i tronchi, quello che usiamo adesso alla fine. Già questo qua è figo, guardate che bello. Cavolo, sembra la motrice di uno di quei camion militari che portano i soldati, quelli che si vedono nei film. Spettacolare. Stavo dicendo, ragazzi, come già detto nel primo episodio, sto portando questo qua così un po' per riempire, ma poi in realtà appena va in offerta un pelino, almeno un bel 30%, 40%, non lo so, quando va in offerta poi valuterò SnowRunner, perché lo volevo prendere e cominciarci una serie, quello farlo bene, proprio tutta la campagna, con tutte le missioni, sbloccare tutti i vari camion e fare tutti i vari... le varie consegne assurde nel paltano, e che lì altro che portare la cisternina ai tronchi, ci sarà da portare delle robe assurde. Ho visto delle immagini veramente dove ti fanno portare delle cose gigantesche su e giù per le montagne, che c'è da ammazzarsi, appena fai un passo falso ti ribalti, quindi mi farebbe molto piacere portarlo. Vai, intanto ci facciamo questi viaggettini qui, tanto per riempitivi. Allora, cisterna di carburante, riempimelo, perfetto. Cambia camion, tac, toglimi il freno a mano subito, strombazzata, avviamo il motore, raga, guardate che figo che è questo qua. Questo qua sì che è bello, porco cane, veramente una figata sto camion. Però si impantana dappertutto, ragazzi, l'ho già provato, si pianta veramente ovunque. Intanto cominciamo subito a mettere il blocco differenziale, ma anche la trazione integrale, se no non ci si muove, Allora, una sfida diceva che non dovevo usare il ponte, In realtà il ponte potrei anche usarlo, raga, perché tanto la sfida l'ho già completata, ma preferirei evitare perché dobbiamo fare anche quella sfida. Fa vedere un attimo i sassi. Stiamo attenti perché sennò spacco le ruote. Occhio. Dobbiamo fare anche quella sfida di schiacciare le zucche. E le zucche le ho viste mentre andavo a consegnare la legna. Intanto è molto bella la fisica dei tronchi. Vedete che si muovono... dondolano e ondeggiano. Prendiamo la larga qua, che c'è anche da far manovra, che mi sa che in un colpo solo non ce la facciamo, proviamo. Prima non ce l'ho fatta, no, perché slitta un po'. Qui c'è da ribaltarsi male, stiamo attenti. Ok, curva tutto, grazie, non andare a impennarti. Ok, vai, prendiamo una bella velocità in discesa, un bello slancio, perché qua ci vuole 2 ore a attraversare l'acqua, fa veramente fatica sto camion. Potrei anche usare il verricello effettivamente, ma non ce n'è tutto sto bisogno, Ok, non l'ho messo, No, ok, perfetto. Adesso andiamo verso l'obiettivo. Intanto vi faccio vedere, raga. Allora, se usavamo il ponte andavamo per questo lato qui, era molto più semplice, c'era tutta la strada fatta. Qui invece abbiamo scelto questa alternativa. E qua ci sono le zucche, diciamo. Noi adesso dobbiamo arrivare qua. E poi qui c'è una casetta. Si entra nell'orto, tipo si spaccano le zucche. Però non so effettivamente come far manovra per uscire. Sarà un bel casino. E poi da qui a qui, ragazzi, questa parte qui è veramente un casino, perché qua in mezzo c'è un pantano che non finisce più. Vai, continuiamo. Così magari viene anche un episodio leggero e tranquillo di un 20 minuti massimo, Spererei anche di meno. Vai. Anche perché qui adesso ce la fa abbastanza bene, ma poi dopo fa una fatica della madonna sto camion, ragazzi, non avete idea che fatica che fa. Allora, le vedete le zucche là? Ma che per caso posso entrare da dietro? No, non riesco a entrare da dietro. Ok, allora entriamo da di qua, dai. Se riuscissi a sganciare la motrice potrei entrare con la motrice. Allora, vediamo un attimo di prenderla un po' larga, se no... No, l'ho già presa troppo stretta. Qua ci andiamo a impiantare, Vai, ok. Vai largo, grazie. Non so come cacchio facciamo uscire da qua, raga, però se l'ha messa vuol dire che si riesce, Certo, come no. Se l'ha messa vuol dire che volevano complicare la vita a qualcuno. A quelli puntigliosi come me che vogliono completare bene le sfide al 100%.
non si può proprio uscire da un'altra parte qua, quindi non ho idea di come faremo a fare manovra. Allora, intanto fammi vedere qua le zucche. Ok. Trova e distruggi una zucca. Beh, direi che le abbiamo distrutte abbastanza. Allora, se riesco a uscire già in retro in questo modo... No. Curva. No, cacchio, ho sbagliato. È molto più difficile qua che su American Truck, ragazzi. Ok, allora devo fare retro in questo modo per far curvare il carico. Poi non è detto che il carico se ne va dove deve andare, perché come vedete slitta da tutte le parti, eh. Però guarda che forse ce la facciamo molto tranquillamente a uscire. Occhio, che sennò spacchiamo tutto. C'è anche da ripagare la staccionata. Sinceramente non so chi cacchio ci vive in una casa del genere, raga. Eppure qualcuno ci vivrà, eh. Vai, fai retro, grande, grandissimo. Vai così, che ce la stiamo cavando molto molto bene. Occhio che se mi impianto troppo per il traverso, ragazzi, se mi metto troppo per traverso si ribalta il camion, eh. Occhio. Mamma mia, l'ho visto girato male, eh. Ho veramente temuto di ribaltarmi. Ok, questa è la strada giusta. Continuiamo di qua, occhio ai sassi che mi sfondo. Occhio ai sassi, ok. E da qua, ragazzi, incomincia il pantano. Comincia un pantano serio, che prima non sono riuscito a muovermi. Non so che cacchio ho preso prima, ragazzi. Mi sono impiantato in un modo che non riuscivo più a togliermi da qua. Ma adesso sono riuscito tranquillamente. Vi giuro, sono stato lì 10 minuti a trascinarmi coi vercelli contro gli alberi. Non so come mai adesso invece si è liberato così facilmente. Ma pensa a te. Si vede che ho preso proprio l'angolino giusto per passare. Vabbè, meglio così, raga. Missione completata. Ferma il camion. E scarica. Perfetto. Ripara e rifornisci. 3 stelle. Grandissimo. 11 minuti, fantastico, dai, verrà abbastanza breve questo video. Non sto neanche a farvi un'altra sfida, le teniamo proprio così ogni tanto. Magari ve ne butto fuori una ogni 2 settimane, quando capita. Giusto per avere qualcosa anche di particolare, di diverso da vedere. Bene, dai ragazzi, io vado a controllare se i salvataggi sono stati passati, così comincio l'editing. E ci vediamo come sempre su Ark, per chi avrà visto anche questo episodio, ragazzi, e non si perde neanche tutti gli altri episodi un po' diversi e particolari che porto. Intanto vi saluto, ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciate like e condividete per aiutarmi a crescere. E come sempre, un ruggito a tutti dal vostro Leone. Ciao!